l'associazione Academo, che è qui rappresentata dal suo presidente, il dottor Magrettini, ha ricevuto dall'UNESCO, a seguito di una richiesta fatta in precedenza, il patrocinio per l'attività svolta e che sta svolgendo il Colle del Piotta per gli scavi, diciamo, di carattere archeologico che riguardano la ricerca di documenti e di monumenti che riguardano l'identità della nostra stessa città. È un riconoscimento importantissimo per l'attività che è stata svolta, attività di tipo culturale, di tipo scientifico, soprattutto per il riconoscimento e il ritrovamento delle origini della città di Arezzo. Quindi per la città è importantissimo, ma è importante anche perché accende i riflettori su una parte della nostra città che, come sappiamo, in questo momento crea anche dei problemi che sono di secondaria importanza rispetto al valore che c'è sul Colle del Piotta. Per cui io sono molto contento che Academo si sia impegnata così tanto per fare dei ritrovamenti importantissimi che ancora non sono finiti e che devono andare avanti. E questo riconoscimento ci dà, come dire, ossigeno per poter guardare in un arco non più soltanto mensile ma annuale quello che avverrà nel prossimo futuro, con l'augurio di trovare quello che tutti noi speriamo di poter trovare lì sotto. Sì, questo riconoscimento devo dire che è molto importante per me e per tutta la cittadinanza. Questo perché vuol dire evidentemente i 4 anni che sono trascorsi sono stati un periodo lungo di sacrifici, di stress, contatti con 4 università, elaborati, migliaia di elaborati che finalmente, una volta prodotti alla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, sono stati ben valorizzati, tanto è che è arrivato il patrocinio dell'UNESCO, è arrivato. Per cui questo significa molto per Arezzo, significa, perché è un passo all'internazionalizzazione completa del Colle del Piotta. È stato riconosciuto un tipo di lavoro che abbiamo fatto io insieme alle università e principalmente anche per il progetto in atto e quello che faremo, pertanto direi che personalmente sono molto contento anche per la cittadinanza di Arezzo e poi anche per le condivisioni che ho avuto con il signor Sindaco, che ho visto è molto entusiasta di questa situazione. Da domani prenderà il via uno scavo dietro l'abside della chiesina di Santo Stefano, non so se la conoscete, comunque c'è l'unica chiesina, quella che è sopra la cripta. E dietro abbiamo iniziato l'anno scorso e quest'anno continueremo in quella sede lì a scavare, perché è la sede, diciamo, più calda, è quella sede che probabilmente nasconde qualcosa di importante. Noi si spera il sepolcro di San Donato, comunque qualche traccia del Duomo Vecchio. Si apre un percorso che potrebbe portare al riconoscimento dell'area archeologica del Piotta come patrimonio dell'umanità o anche della città di Arezzo? In linea teorica sì, in linea pratica non lo so. In linea teorica sì, se viene condotta come l'ho condotta io fino ad oggi, va bene. Qui dobbiamo valorizzare non tanto lo scavo, quanto la storia di Arezzo, di quel periodo lì, e quindi lo scavo deve essere come una prova, come una conferma di quello che si legge nei libri storici.